Welcome to the White House. The 2009 National Medal of Technology and Innovation to Federico Fagin. Sono Federico Fagin, venuto in Silicon Valley nel 1968. Ho fatto l'università a Padova, dove mi sono laureato in fisica. Poi dopo ho lavorato per la ST Micro. Dovevo fermarmi qui 6 mesi, in realtà sono ancora qui al 6° mese, 40 anni dopo. Ho sviluppato, coinventato il primo microprocessore e poi tutti gli altri microprocessori dell'Intel per i primi 5 anni dell'Intel. A Silicon Valley ho trovato un ambiente straordinario. Molti dei personaggi che ho incontrato erano un po' come me. Mi sentivo veramente a casa mia. Mentre in Italia mi sentivo un pochino uno straniero. In Italia a quel tempo c'erano ditte di grande valore, di grande profilo, tipo Olivetti. Nell'alta tecnologia l'Italia si difendeva, non era naturalmente all'altezza degli Stati Uniti, però 30-40 anni dopo purtroppo l'Italia ha perso quasi tutte le ditte di alta tecnologia che esistevano. È che in Italia c'è una mentalità un po' particolare, una mentalità che dove se uno ha successo viene visto con sospetto. La gente pensa che il proprio successo è togliere qualcosa a qualcun altro, mentre negli Stati Uniti il successo è in Taiwan. Il successo è importante perché la gente capisce che il successo di una ditta e di chi ha fatto partire questa ditta in realtà crea benessere, ricchezza materiale per tutti. La Silicon Valley ha fatto storia, aveva un apporto dall'estero che era molto modesto. Adesso per esempio ci sono ingegneri, scienziati da tutto il mondo. La vitalità di chi viene dall'estero con la voglia di fare, con la voglia di creare, è alla base del fenomeno della Silicon Valley. L'esperienza importante è stata la mia prima ditta, la Zaglo, che ho fondato nel 74, avevo 32 anni, dove ho inventato e sviluppato insieme a un altro ingegnere la Z80, che è un microprocessore che ha segnato veramente la storia. All'imprenditore italiano devo dire che tolgo di cappello dal coraggio che ci vuole ad essere veramente un imprenditore in Italia, con le difficoltà che esistono a trovare fondi, difficoltà che esistono nella mancanza di infrastrutture e così via. Fanno un lavoro che è ancora più duro di quello che facciamo qui noi in Silicon Valley. Quindi al massimo posso dire di tenere duro, sforzarsi di andare al di là del modello dell'impresa familiare, perché diventa facilmente preda al nepotismo. Generalmente può creare delle situazioni demotivanti per le persone brave che lavorano nella ditta. A uno studente italiano direi che la cosa più importante è di seguire le proprie inclinazioni, cioè ovviamente studiare, perché studiare è importante, ma studiare le cose che piacciono, le cose che uno ama, e diventare veramente bravo nelle cose che uno ama. C'è spazio per tutti, e uno che segue il proprio interesse, il proprio entusiasmo, non sbaglia mai.